Consiglio comunale a Forio Infocato, poi parliamo con il consigliere comunale Stani Verde. Come è andata? Va bene, purtroppo il consiglio comunale ha toccato dei livelli bassissimi. Il sindaco è andato oltre quello che erano l'ordine del giorno ed ha fatto scaturire il dibattito a meri attacchi personali. Io a difesa della mia dignità e quella della mia famiglia ho dovuto rispondere a tono, salvo poi lasciare la seduta per evitare che si ritornasse a scadere a questi livelli a cui purtroppo il sindaco ci ha abituato. Per quanto riguarda la delibera sul bilancio, come procede? Spieghiamo un po' anche quella che è, diciamo, la questione ai telespettatori. Bene, la questione è semplice. Il bilancio è stato approvato con 9 voti, compreso quello del sindaco, e quindi è stata, secondo me, che sono il ricorrente, è stato approvato in modo illegittimo. Quindi questo atto è viziato, anche oltre che da nullità, è un atto illegittimo. Ho avvisato i consiglieri comunali che si apprestavano a votare la proposta di delibera di conferma che hanno delle responsabilità, perché andando a confermare un atto nullo ed illegittimo rischiavano di creare seri danni all'ente e poi ne avrebbero potuto rispondere direttamente anche loro. Che cosa è stato fatto? L'hanno firmato o no? Alla fine la delibera è stata cambiata. È stata cambiata, il sindaco ha spiegato che era un atto meramente politico, è stata una sorta di mozione di fiducia verso il sindaco. Comunque Chiara Conti e Graziella Orlacchio hanno lasciato l'aula prima della votazione, quindi rispetto alla conferma del bilancio il solo Peppe Colella è ritornato un po' sui suoi passi. Credo che abbia i suoi buoni motivi. Mi auguro che comunque tutta l'amministrazione del Comune di Forio si ravveda, mi auguro che i toni siano un po' più pacati, anche perché i miei interventi sono sempre posti in base al fatto che noi dobbiamo tutelare la collettività, dobbiamo tutelare il nostro paese.